Don Camillo e i giovani d'oggi. E Don Chichì. Don Camillo e Don Chichì. C'è scritto sotto Don Camillo e i giovani d'oggi. Ve l'ho già spiegato la volta scorsa. Lui l'ha scritto praticamente nel 66 a puntate su Oggi. Sempre i libri di Don Camillo erano scritti a puntate, nel senso che sono un po' 18 episodi, i 18 episodi del Don Camillo e Don Chichì erano 18 puntate pubblicate su settimanale Oggi, no? Poi riunite, ma direi con un, come dire, con una loro unità. Cioè, mentre alcuni libri, i primi libri di Don Camillo, erano molto episodici, no? Cioè, ogni episodio era, si può dire, scollegato rispetto agli altri, invece Don Camillo e Don Chichì questi 18 episodi sono strettamente collegati fra di loro a formare un romanzo coerente al suo interno. Nel 66 l'ha scritto, intorno al 70 stavano facendo la riduzione cinematografica di questo film con i soliti attori che avevano fatto anche tutti gli altri film di Don Camillo, cioè Fernandel e Gino Cervi. Avevano iniziato a girare le riprese di Don Camillo e i giovani d'oggi, perché ricordatevi, questo libro è stato pubblicato postumo e la casa editrice, mi sembra la Rizzoli, aveva deciso di cambiare il titolo e di chiamarlo, intitolarlo Don Camillo e i giovani d'oggi, non Don Camillo e Don Chichì come l'aveva pensato Guareschi. Nel 70-71 così girano queste riprese. Nel corso di queste riprese Fernandel si ammala e nel 71 Fernandel muore. Quindi tant'è vero che qualcuno chiede se ci sono ancora le registrazioni originarie le bobine, insomma, di queste scene girate con Fernandel e Gino Cervi, che poi non sono diventate un film, perché Fernandel poi è morto nel 71. Qualche anno dopo, senza Gino Cervi, che poi morirà comunque anche lui nel 74, e se non sbaglio nel 72, è stato fatto il film Don Camillo e i giovani d'oggi, con due attori diversi a impersonare Don Camillo e Peppone anche, no? Quindi, questo film è universalmente riconosciuto come tra i film meno riusciti della saga di Don Camillo, forse il peggiore. Sicuramente è proprio il film in cui si vede maggiore differenza fra il libro e la trasposizione cinematografica annacquata, diciamo così, perché nel libro è molto chiaramente presente l'ironia e la satira di Guareschi. Non è mai un'ironia o una satira contro le persone, ma le persone purtroppo si fanno prendere dalle ideologie. Sotto queste ideologie emerge però spesso una umanità profonda, è quella che emerge sotto la scorza ideologica del comunismo di Peppone, c'è un'umanità profonda che rende sostanzialmente amici e consentanei, cioè persone che sentono allo stesso modo, vivono allo stesso modo la vita, Don Camillo e Peppone. Sono fondamentalmente amici, sono amici profondamente, diciamo, anche se si scontrano da un punto di vista politico. E questo lo si vede soprattutto in questo romanzo, quando invece ci sono delle persone che hanno una scorza talmente indurita che non si riesce a grattarla via. La scorza del Peppone alla fine si gratta via e viene fuori l'uomo. Ma la scorza di questo pretino tutto infervorato dalle idee del concilio, quando allora i cattolici dovevano rincorrere per forza la mentalità dominante e la mentalità del tempo, no? Nell'epoca post-conciliare, o la scorza dei nuovi comunisti maoisti
rivoluzionari della fine degli anni 60, quella non si riesce a grattarla via. E questo è un po' quello che emerge dalla lettura di questo romanzo. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.